Ciao a tutti, bentornati e benvenuti alla nostra terza lezione ormai. E oggi faremo insieme le ruote. Allora, in questa prima parte del video faremo sempre un po' di stretching. Vi allego il video dell'altra volta, visto che era andato abbastanza bene. Dopodiché vi insegnerò a fare la ruota, quindi la prima parte del video sarà per chi ancora non la sa fare o per chi appunto la sa fare ma non riusciva ad andare bene su, comunque ha un po' di problemi, quindi questa prima parte è per voi. Nella seconda parte invece cercherò di insegnarvi la ruota sui gomiti e la ruota sui gomiti sia da una parte che dall'altra, dopo vi spiegherò meglio. Iniziamo. Iniziamo con un pochino di apro e chiudo i jumping jacks. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio, corsa ginocchia alte, mi raccomando, veloce e senza muoversi sul posto. Muovete anche le braccia avanti e indietro per scaldare un po' tutto il corpo. Ginocchia alte, mi raccomando, cercate di portarle più alte che potete. Cambio, calciata dietro. Continuate senza mai fermarvi. Se siete molto stanchi potete rallentare un pochino, ma non vi fermate mai. Jumping jacks di nuovo. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Continuate così, ok? Mi raccomando, anche le braccia, muoviamole. Ripeto, dobbiamo cercare di scaldare tutto il corpo. Quindi cercate di muovervi il più possibile. Ginocchia alte di nuovo. Corsa, 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 corsa. Mi raccomando, alte le ginocchia, spingete con i piedi, muovete anche le braccia sul posto. Cambio. Abbiamo quasi finito, eh? Mi raccomando, non vi fermate, continuate a correre. Dai che abbiamo quasi finito. Dai, 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 stop. Ora un po' di stretching. Iniziamo dal collo. Allora, prendiamo la testa e la tiriamo a destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio. Dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi raccomando, la spalla giù. Ok, prendiamo la testa da dietro, incrociamo le dita e tiriamo in giù. 1, 2, 3, potete contare con me. 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, sciogliamo un po' il collo, giro da una parte, dall'altra e passiamo alle braccia. Pronti? Ok, un braccio teso come sempre, l'altro lo prende e tira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciogliamo, l'altra parte. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo bene le braccia di nuovo, tiro su un braccio, lo metto dietro la testa, lo piego e con l'altro braccio tiro il gomito. Mi raccomando, come l'altra volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sciolgo l'altro braccio. Via, 1,
2, 3, tirate bene, 4, 5, 6, dritti con la schiena, 8, 9 e 10. Sciogliamo bene, giriamo un po' le spalle da una parte, all'indietro, un po' in avanti. Ok, passiamo alla chiusura a panino. Braccia su, gambe tese e andiamo a prendere i piedi. Cerchiamo di toccarci le ginocchia col naso. Schiena dritta, non incurvata. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci giriamo, apriamo le gambe. Beh, voi potete anche non girarvi sulle braccia oppure, come preferite, a formichina. Andiamo giù, 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 mi raccomando, la schiena sempre dritta, giù, 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 e arrivate dove riuscite. Se volete stendere le braccia in avanti, potete, se no, potete lasciarle giù, mi raccomando, la schiena dritta. Dovete cercare con l'ombelico di toccare per terra. Torno su. Andiamo su una gamba col braccio opposto, l'altro braccio è dietro e non va davanti alla gamba, non va a toccare la gamba. Rimaniamo giù così, cerchiamo di toccarci il ginocchio sempre col naso. Se volete potete prendere la caviglia e tirare. Torniamo su, l'altra parte, sempre il braccio opposto avanti e l'altro braccio dietro. Fatemi vedere il braccino dietro. Sempre cercatevi di toccare il ginocchio con le gambe tese, tesissime le gambe, non si piegano mai. Torniamo su. Ok, un braccio va al centro e l'altro va su. Tiriamo in alto, in alto, in alto, in alto. Voglio vedere quell'altro braccino lì davanti alla gamba, non dietro alla gamba. Schiena dritta, stiamo giù e tiriamo in alto. Vi deve tirare un po' il fianco, dovete sentire tirare. Cambio lato, sempre il braccino dentro alle gambe e tiriamo in su. Sentite tirare un pochino il lato, il fianco. Continuate così, tirate, tirate, tirate. Schiena dritta e finito. Adesso pancia giù, stracciamo i quadricipiti. Prendiamo una caviglia, un piede e tiriamo. Mi raccomando, senza far andare il piede di lato. Se non vi tira abbastanza potete tirare su il ginocchio leggermente. Ricordatevi con le ginocchia sempre unite, sempre. E il bacino spinto in giù. Il bacino deve toccare il pavimento, sempre. Continuate a tirare, a tirare, a tirare. Cambio gamba. Ok, fate la stessa cosa, ginocchia unite sempre. Bacino schiacciato per terra. State lì. Ora scaldiamo un po' la schiena, mani di fianco al petto e ci tiriamo su. Ok, il bacino è attaccato per terra, sempre. Spingiamo giù le spalle e la testa su. Non aprite troppo le gambe. Spingete, spingete, spingete. Rilassatevi. Giù e allunghiamo un pochino la schiena, ci sediamo sui talloni e cerchiamo di allungare le mani più avanti che possiamo. Allungate le braccia come se doveste toccare qualcosa davanti a voi. Ci tiriamo su e con lo stretching abbiamo finito. Ora iniziamo. Partiamo dicendo che la ruota è un elemento molto importante in acrobatica, perché dalla ruota si arriva alla rondata e alla rondata si possono attaccare molti altri elementi. Come primo step per imparare la ruota, procuratevi un materassino o un telo da mare e posizionatele come vedete nella foto. Il vostro obiettivo ora sarà di appoggiarci le mani sopra e cercare di saltarlo come fosse un fossato che non potete toccare assolutamente coi piedi. Prima con una gamba e poi con l'altra e lo stesso all'arrivo.
prima con una gamba e poi con l'altra. Iniziate con saltini più piccoli finché non vi sentirete più sicuri e potrete iniziare a scalciare le gambe più in alto. Mi raccomando, mettete le mani girate di 90 gradi rispetto ai vostri piedi, perché se le metterete di fronte a voi non riuscirete a saltare. Fatevi aiutare e correggere anche dai vostri genitori per questo. Col tempo cercate di scalciare le gambe sempre più in alto e più tese che potete. È molto importante che la prima gamba che scalciate sia anche la prima che tocchi per terra. Verrà fuori una cosa del genere. È molto importante anche solo esercitarsi sulla prima spinta, perciò fate questo esercizio con me. Un'altra cosa da imparare molto importante è l'affondo prima della spinta che ti serve poi per andare in ruota. Prima parte abbiamo l'affondo, mentre nella seconda parte abbiamo lo slancio. Si andranno poi a sommare tutti insieme e verranno fatti quasi allo stesso momento. Mentre slanciamo, infatti, dobbiamo anche appoggiare le mani e spingere con la gamba sotto. Stare vicino al muro inoltre potrebbe darvi sicurezza nel caso voi cadesse dall'altra parte in questo modo. Tenere le gambe più aperte che potete nella ruota vi darà più stabilità e la renderà più leggera e veloce. Se le vostre gambe saranno invece più chiuse, sarà più difficile perché avete più peso da spostare e da sollevare. Dal terzo step saliamo un po' di livello. Vi chiedo, con il consenso dei vostri genitori, di disegnare per terra quello che ho disegnato io con dei gessetti oppure attaccando dello scotch di carta al pavimento. Prendete bene le vostre impronte e le distanze tra mani e piedi, magari facendovi aiutare. Esercitatevi ora a fare la ruota centrando i disegni. Per i più inesperti consiglio un disegno come quello che abbiamo appena fatto, mentre per quelli che se la sentono consiglio di disegnare le mani sulla stessa linea dei piedi, in modo da fare la ruota più dritta che potete. In questo video infatti ho spostato le mani al di sotto del disegno. Se ve la sentirete, potrete addirittura provare a fare la ruota su una riga. Non importa quante volte cadrete oppure non centrerete la riga, questo esercizio serve infatti a darvi più consapevolezza del vostro corpo e più controllo sugli esercizi che fate. Se siete riusciti a fare tutto fino a qui, allora siete pronti per il quarto step. Proveremo infatti a fermarci in verticale arrivando dalla ruota. Come prima cosa cerchiamo di fare tutti gli step della nostra ruota lentamente. Cercate di rallentare la ruota più che potete. Provate a farne un paio, provate a spingere un paio di volte senza andare dall'altra parte. Fatelo sempre vicino a un muro per sentirvi più sicuri nel caso doveste cadere dall'altra parte. Rallentatela sempre di più e iniziate a provare a spingere così poco da riuscire a fermarla in verticale con le gambe aperte. Se cadete non è un problema, continuate a provare. Una volta fermate in verticale, chiudete le gambe e scendete come in una verticale normale. Ed ecco che siamo finalmente arrivati alla nostra ruota sui gomiti. Come prima cosa mettetevi in ginocchio e appoggiate gli avambracci e i gomiti a terra. Cercate di trovare una posizione comoda.
Dopodiché, come per fare una ruota normale, iniziate a spingere con una gamba, tirando sull'altra. Provate a fare questo esercizio per un paio di volte. Ve la sentite? Provate a spingere di più. Non importa se non andate dall'altra parte o se cadete, l'importante è che ci proviate e che continuate a provarci. Una volta che ci riuscite e che arrivate dall'altra parte, spingete forte con le spalle e con le braccia per ritirarvi su. Importantissimo che spingiate anche con il collo del piede, come vi avevo insegnato con la verticale partendo dal ginocchio. Un altro tipo di ruota che possiamo imparare è quella sulle spalle. Si parte sempre da in ginocchio, mettete le mani ai fianchi, vi abbassate piano piano e appoggiate le spalle. Poi, sempre lentamente, cercate di spingere, portare in alto le gambe e trovare il vostro equilibrio, come se faceste una candela. Per tornare giù, piegate il busto dall'altra parte. A volte potrebbe non venirvi, come è successo a me in questo momento, ma non vi scoraggiate, continuate a provare, cercando di portare le gambe sempre più in alto, ma lasciandole ovviamente aperte. Piccolo trucco è di aiutarvi con le mani a spingere in alto il sedere e tenerlo su, per avere più equilibrio. Rifacciamola molto lentamente insieme. Come prima cosa vi abbassate e appoggiate le spalle. Poi tirate su la prima gamba e con l'altra cercate di spingere, trovando l'equilibrio. Provate a fare questo passaggio un paio di volte. Una volta lì, tenete sul sedere con le mani o se volete anche senza. Poi tornate giù, piegandovi dall'altra parte, dondolando un pochino se non riuscite subito. Provate tutti questi esercizi quante più volte volete. È normale che non vi riesca tutto al primo colpo, ci vuole sempre molta pazienza e molto, molto, molto allenamento. Perciò continuate ad allenarmi, mi raccomando. Qua finisce la nostra video lezione, grazie a tutti per aver guardato, mi raccomando. Continuate sempre, sempre, sempre ad allenarvi, non solo sulle cose che stiamo facendo insieme, ma anche su addominali, scioltezza, tutto quello che volete. E ci vediamo la prossima settimana.